Voi ci credete nella magia? Io non lo so se ci credo abbastanza, però quello che so è che tra un attimo, con un solo schiocco di dita, saremo in un posto meraviglioso e magico. Eccoci qua, al Pico Milano. Che cos'è la musica dal vivo? Per essere semplici, in due parole, si potrebbe dire che è uno spazio di tempo che dedichiamo ai nostri artisti preferiti e alla felicità che egoisticamente cerchiamo nel vederli in carne e ossa davanti ai nostri occhi. Non è sbagliato, ma se non fosse solo questo, la musica dal vivo è di più, difficile da spiegare a parole. Anzi, forse una c'è, è magia. I live sono questo, sono magia, sono emozione, è il racconto delle stelle. Delle stelle che sono delle donne. E Leo Pari sta raccontando e ha raccontato questo, in questo suo concerto al Bico Milano. Una magia incredibile, una magia che è anche difficile da poter spiegare, ma che quando si trasforma in musica assume tutti i migliori significati che può davvero avere nella vita. Ma vi siete mai chiesti cosa succede prima di lanciare l'incantesimo, quando le porte sono ancora chiuse e si sta in attesa? Come in tutte le cose della vita, anche i maghi, pardon, gli artisti, studiano, si preparano, organizzano quello che serve per stare davanti al pubblico e far esplodere tutta la loro arte. Loro stanno lì, sul palco, e provano, provano, provano fin quando tutto acquista un senso, quella completezza che crea complicità, la scintilla. E poi si aspetta. Dietro le quinte è dove accadono le cose. Il live è il punto di arrivo. E che punto di arrivo. Ciao Leo. Ciao, com'è? Tutto a posto, tu come stai? Bene, bene. È il secondo concerto che fai a distanza di pochi giorni, il primo l'hai fatto lontano da Milano e invece adesso sei proprio qui a Milano, che possiamo anche definirlo un po' la patria dei concerti post-Covid, perché da qui si è smosso Baule in Piazza, da qui sono nate una serie di movimenti, quindi che emozione ti fa? No, sono molto contento, molto emozionato perché comunque dopo un bel po' di tempo, una bella pausa lunga, forzata. Quest'estate avrei potuto suonare, ma ero preso da altri impegni, quindi insomma siamo ripartiti adesso. Guarda, io in apertura di video ho detto che è una serata dove si vivrà tanta magia, anche perché la magia è data da quello che racconti tu nelle tue canzoni, è data dalle stelle, che in qualche modo ci fanno immaginare una vita un po' più serena, una vita lontana anche dai problemi che abbiamo giornalmente, beh, e la musica ci aiuta in questo. Beh, la musica è fatta, secondo me nasce principalmente per intrattenere, no? Per far sognare e anche a volte per raccontare attraverso le parole sentimenti che no, magari non si riescono a capire, non si riescono a esprimere o non si riesce a capire che si sta in un certo mood. Poi si sente la canzone e dici, ah, allora stavo in questo mood, me l'ha detto la canzone. È vero, è vero. Poi tra l'altro questo album Stelle Forever che tu hai fatto e che presumo sarà un po' protagonista poi di questa serata con le canzoni contenute al suo interno, è un album, tu già l'hai raccontato in radio quando abbiamo avuto modo di parlare, di chiacchierare in diretta, è un album che parla alle donne, per le donne e anche con le donne in qualche modo. Noi che siamo uomini, che tipo di messaggio possiamo dare da questo punto di vista? Tu magari lo dai in musica, io con la comunicazione, ma che tipo di messaggio possiamo dare? Beh, che sicuramente forse è arrivato il momento di non considerare più uomo e donna come due pianeti assolutamente diversi, ma due realtà vicine con le loro differenze che ci sono, ma senza posizionare qualcuno al di sopra dell'altro. E due mondi che vivono, che compenetrano, che convivono insieme e che spesso danno anche dei risultati incredibili. Poi spesso capita di avere una visione femminile a volte molto più, che va a notare anche delle cose che spesso magari a noi sfuggono e viceversa. È vero, perché poi noi uomini, sai, nei dettagli ci perdiamo un po' sostanzialmente. No, magari in alcuni dettagli siamo molto, molto focalizzati anche su alcuni dettagli, ma magari non sono gli stessi.
È vero anche questo, è vero anche questo. Come ti hanno aiutato le donne, poi al di là di quella che è la canzone fatta e finita, ma prima, nella preparazione, come ti hanno aiutato le donne a scrivere l'album proprio a livello tecnico-pratico? Beh, innanzitutto ho raccontato comunque una serie di storie tutte prese dalla mia vita. E quindi ogni canzone racconta le mie storie con una o anche con più ragazze, ma non per forza storie d'amore, storie anche nel senso, anche magari, ecco, c'è una canzone che si chiama La storia della tua vita nel disco che è la descrizione di una ragazza che ho visto alla fermata dell'autobus. Io non conoscevo assolutamente, però aveva qualcosa nello sguardo, nell'attitudine, nel suo atteggiamento che mi ha colpito molto. Ho descritto la sua vita supponendola, non avevo alcuna idea di quale fosse. Quindi no, mi hanno aiutato con la loro presenza, con la loro onnipresenza in questo tipo Con la loro costanza, possiamo di dire. sì, assolutamente. Leo, grazie mille, Grazie a grazie mille. te. Ti lascio al soundcheck, ti lascio alla A serata. E presto. comunque ci vediamo. Ci vediamo Ciao. dopo. Il concerto è di Leopari, ma ci sarà un grandissimo opening. L'opening lo farà questo ragazzo qui, il solito Dandy. Ciao Ciao, caro, come ciao. stai? Bene, bene. Come ti trovi in questo ambiente? Come lo possiamo definire? Tu che sei molto amante anche della moda, delle cose belle, insomma, del bel gusto, Oh come lo mamma definisci? mia, faccio fatica a definire le cose tantissimo. Quindi non definiamolo, Non mettiamolo così. Sono definiamolo. appena entrato, sono un po' ancora Sì, wow. un luogo indefinito, Sì, diciamo così, in tipo con i questo temi luogo Impala indefinito. dentro. Così mi sento. Beh, dai, è un bell'inizio, Sì, è devo un dire la bellissimo verità. inizio, poi vediamo dopo cosa succede. Partiamo dalla fine. Dalla fine? Cosa succede domani? È un bel dilemma perché non sappiamo mai cosa può succedere domani, quindi vorrei avercela quella palla di vetro, forse non vorrei neanche avercela, dirtela tutta. Noi per paura di quello che potrebbe succedere facciamo in modo di evitarlo, ma alla fine ci finiamo sempre. È vero. Momento filosofico che non c'entrava Ci sta, niente, però ci questo per sta dire che come non so cosa risposta. succederà domani, spero di prendere il treno in tempo, solo questo, ma mettiamo così. Questa sera tu farai cinque canzoni che ti rappresentano in qualche modo. Come ti senti? Felice. Cioè, è strano oggi dire sono felice, io sono felice, quindi perché non dirlo? Perché poi sai, va di moda la tristezza, l'artista tormentato che sta un po' così nell'angolo e ti sta dicendo la cosa. Un sacco di problemi nella mia vita e vorrei tirarli fuori, questo amore lontano. Poi dovrei essere senza occhiali perché Esatto, l'artista l'artista tormentato non ha gli tormentato vede occhiali. benissimo. E nel mio caso A no. 12 decimi l'artista Sì, non so tormentato. come funziona con gli oculisti. Adesso, la prossima volta che vado all'oculista, dico: hai mai avuto clienti artisti tormentati? È bella questa cosa però, se consideri tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sapere che c'è una persona anche felice di fare quello che fa, anche semplicemente di vivere le sue giornate, se ci pensi bene, non è una cosa tanto usuale, è un esercizio che molte persone non fanno. Quindi nel momento in cui tu, che sei qua questa sera, mi dici che sei felice, secondo me è anche una bella iniezione di fiducia per chi ti sta venendo a guardare, ad Ma ascoltare. speriamo, speriamo tanto, dico, cerco sempre di vedere il lato positivo da tutto, cerco sempre di accettare tutto per come viene. Come ti senti a sapere che c'è anche la tua famiglia questa sera a Felicissimo, vederti? felicissimo, era un po' che non mi sentivo andare via, poi loro sono le prime persone che hanno sempre creduto, anzi, mia mamma è quella che mi ha avviato a quello che era la musica. La notte prima dell'esame di terza media, cosa fa mia mamma da rocchettara, matta? Qual è? Andiamo all'Arena di Verona a vedere gli Who dal vivo. Che Io non meraviglia! conoscevo il rock, non conoscevo, non ti dico la musica, ma non sapevo cosa volesse dire sentirmi bam, le chitarre elettriche, le batterie, la gente che strilla. Tu ragazzino, che il giorno dopo devi fare l'esame di italiano, ti ritrovi la sera prima all'Arena di Verona a sentire gli Who, torni e sei sempre un po' frastornato, perché io sto sempre con la testa tra le nuvole e dici cavolo. Voglio fare, voglio creare. Dipingevo tantissimo da bambino e ho scoperto questo nuovo mezzo per esprimermi, la musica. E quindi è diventata proprio l'idea di creare attraverso la musica, attraverso queste vibrazioni che arrivano alle persone, questa energia che ti arriva in una maniera molto diretta. Ti si è aperto un mondo Sì. dalla terza media ad oggi, perché poi da lì arriviamo Sì, direttamente ad oggi. sì. Sì. Tu farai queste cinque canzoni, però abbiamo anche parlato del domani, e il domani sicuramente prevederà
anche magari delle canzoni nuove, delle idee nuove, ci sono? C'è già qualcosa di scritto, pronto, preparato, pronto anche a vedere la luce? Non dico domani, perché magari No, no, in però realtà nel dico prossimo futuro. tantissime cose, mi girò di tutto e di più per la testa, è presente tipo quei film dove è pieno di roba, ci sono i frigoriferi che camminano, i mostri dall'altra parte, tu cerchi di creare un ordine in tutto questo, però sì, ci sono delle canzoni che usciranno, uscirà un disco, sto lavorando a tantissime cose, sempre con tantissima fantasia, tantissima libertà e sono molto molto felice. Non l'ho detto che ero felice, però No, sono infatti, non felice. l'abbiamo detto durante questa nostra chiacchierata. Dandy, grazie. Grazie Grazie a te, mille. A questo grazie. punto ti lascio alle tue prove, ti lascio al tuo soundcheck e soprattutto Grazie. ti lascio al concerto, insieme poi anche al Leopari. Il solito Ciao. Dandy qui con noi. Grazie, ciao. L'obiettivo questa sera sarà quello di farvi vivere la magia di cui vi parlavo all'inizio di questo video. Una magia che passa dalla musica, che passa dagli artisti, che passa dalle emozioni. Questo è quello che faremo questa sera, insieme al Leopari e al solito Dandy. E poi arriva la fine. Tutti si salutano, la magia svanisce e si torna alla vita di tutti i giorni. Ma, come nelle migliori favole, l'incantesimo è stato lanciato. E fino alla prossima storia, la magia resterà dentro di noi pronta per tornare a galla e farci andare di nuovo lì, dove questa volta anche Leopari ci ha mandato con la sua musica, a sognare tra le stelle. Grazie ragazzi.